Quest'anno ho fatto tantissimi errori, ho fallito e la mia più grande salvezza è stata prendere consapevolezza di ciò. Ogni errore che facciamo è una lezione che impariamo. E io quest'anno ho imparato tante lezioni. E spero che almeno una di quelle che andrò a dire possa essere utile anche per te. Per il 2022 avevo degli obiettivi divisi in 6 categorie per migliorarmi. Salute, relazioni, ricchezza, educazione, divertimento e cose da smettere. E ho fallito tutto perché non ho più seguito i miei obiettivi. Non li avevo fisicamente a mente, non li visualizzavo e non li avevo davanti a me. Per la salute avevo due obiettivi: allenarmi almeno 3 volte a settimana e raggiungere la mia miglior forma fisica, il 10% di body fat. Per quanto riguarda l'allenamento, mi sono allenato in maniera costante, circa 3 volte a settimana per tutto l'anno, anche se ci sono state delle settimane durante l'anno in cui non mi sono allenato, solitamente quando viaggiavo spesso. Per la miglior forma fisica, beh, adesso non ci siamo, ma durante l'anno penso di averla raggiunta, proprio quando qui a Dubai ho convissuto, diciamo, quasi un mese con il mio coach. Ti lascio qui il suo profilo. E mi ha cambiato tantissimo, infatti sia fisicamente che mentalmente stavo molto bene. A livello di relazioni volevo conoscere 5 nuove persone, ne ho conosciute veramente tantissime, ma proprio più di quelle che mi immaginavo. Mentre ora che ci penso, quest'anno ho conosciuto tantissime persone, anche straniere, che mi hanno lasciato un impatto forse negativo, veramente delle persone super piene di soldi, super materialiste, con l'unico obiettivo che era il denaro. Quindi forse mi sono anche piantato una piccola scheggia in testa per quanto riguarda materialismo, oppure denaro, denaro e denaro, perché ovviamente siamo sempre la media delle 5 persone che frequentiamo di più, e se frequentiamo solo un certo tipo di persone, beh, arriveremo a pensarla come loro. Però studiando tanto in questo periodo riesco a vedere anche tanti altri valori della vita, non solo il denaro, e questo mi fa star bene. Anche per l'obiettivo della ricchezza ho fallito, avevo l'obiettivo di fatturare 1 milione di euro e arrivare come patrimonio a 5 milioni di euro, beh, nessuno dei due raggiunti. E soprattutto con i mercati a un meno 70% dai massimi, moltiplicare il patrimonio, visto che è quasi tutto investito, non era affatto semplice. Certo, i soldi sono importanti per vivere, ma non sono tutto. E qualche settimana fa ero a cena con un amico che mi raccontava di quando ha fatto il primo milione liquido sul conto in banca. Bene, ha visto questo milione sul conto in banca e non è cambiato nulla. E io avevo già fatto questo ragionamento quando ho fatto i miei primi 100.000 euro in un giorno, che vedendo questi soldi, che sono anche tanti soldi per essere realizzati o generati in un giorno, beh, capisci che poi non è niente, e se non hai altri obiettivi, scopi della vita, e quindi il tuo misero obiettivo è sempre solo il denaro, quando ci arrivi capisci che non è cambiato nulla e ti senti ancora più vuoto. E per questo è importante avere diversi obiettivi, uno scopo nella vita che non sia solo il denaro. A livello di educazione avevo degli obiettivi. Prima partiamo con i libri, ovvero volevo leggere 3 libri in inglese e 12 libri totali in un anno, che erano un libro al mese, una cosa veramente fattibile, però sono partito in grinta e poi ho smesso, quindi ho fallito tantissime cose quest'anno e dopo ti spiego anche tutte le lezioni che ho imparato. Uno dei più grandi errori che ho fatto quest'anno è stato anche smettere di leggere, studiare, formarmi, che mi hanno lasciato veramente molto ma molto indietro. Non ho letto un libro al mese, questo 100%, però calcolando tutti i libri che ho letto durante l'anno sono sicuro di averne letti più della metà di questi 12, che comunque sono molto ma molto pochi. Ho iniziato l'anno con una lista di libri che volevo leggere, mi ero segnato tutti i libri da leggere e avevo iniziato l'anno anche a segnarmi quante pagine stavo leggendo di ogni libro, e lì il primo era appunto Sapiens, poi ho interrotto e non ho più continuato a leggere. Negli ultimi mesi sto tornando veramente in focus, è tutta questione di salute mentale, ti lascio qui in alto nelle schede un video in cui si parla di salute mentale, sono sicuro che ti può servire, quindi o interrompi questo video o vallo a vedere appena finisce questo video perché ti cambierà la vita, e sono sicuro che puoi anche mandarlo a qualche tuo amico perché è un video, è un qualcosa che ti cambia, mi sta cambiando e sono sicuro che cambierà anche altre persone. Per quanto riguarda i 3 libri in inglese sono sicuro di averne letti almeno 2, se vuoi te li lascio in descrizione, il terzo dovrei pensarci meglio ma non mi viene in mente, quindi penso di averne letti solo 2. Negli obiettivi di educazione c'era anche quello di diventare un trader esperto, e io quest'anno mi sono dedicato molto, moltissimo al trading, infatti ho anche lanciato il mio primo corso, Crypto Trader, ho creato una community dove si parla principalmente di analisi e trading, e quindi ho dedicato tanto tempo a questo, e sono sicuro che sono migliorato almeno 1000 volte rispetto all'anno scorso, ho imparato tantissimo sotto questo aspetto, ma potevo fare sempre di più, e reputo questo obiettivo come raggiunto, ma penso che non sono ancora esperto a al punto di dire sono un trader professionista. So che ho tantissimo da imparare e una cosa che studierò tantissimo, ma proprio tantissimo quest'anno, soprattutto se fai trading, ti consiglio di studiarla, è la mentalità del trading. Io dico questo perché personalmente, riguardando tutti i miei errori durante l'anno a livello di trading, il grosso che mi ha fatto perdere tantissimi soldi è sempre stata la mentalità, la disciplina. Quindi lacune in questo ambito non vanno bene. Quando hai una mentalità ferrea nel trading hai già fatto quasi tutto il lavoro, e
se hai un piccolo errore, un piccolo sbalzo nella mentalità, puoi perdere un sacco di soldi, soprattutto se fai trading con parecchi soldi. A livello di divertimento avevo due obiettivi, che erano due viaggi molto importanti per me: andare a Bali e andare in Giappone, quasi come due piccoli sogni nel cassetto, soprattutto per quanto riguarda il Giappone. Bene, per quanto riguarda Bali, ci sono andato quest'anno, ho fatto anche tantissimi video che non sono usciti sul canale, sono anche quasi, diciamo, morto a Bali, sono stato malissimo, e se ti interessa approfondire o vedere dei contenuti, fammi sapere nei commenti, perché ho veramente registrato tantissimo e quindi posso parlare di quello che è successo, far vedere tantissime cose o anche di come sono quasi morto, veramente. Per quanto riguarda il Giappone c'è un piccolo aneddoto: io ho prenotato, pagato volo e hotel per andare in Giappone, non essendo conscio, anzi essendo conscio del fatto che non ci si poteva andare. Quindi ero in Thailandia con la mia ragazza, stavamo pensando alla prossima meta e stavamo leggendo su Viaggiare Sicuri, perché c'erano ancora tutte le cose, restrizioni, Covid, altre robe del genere, i paesi non erano ancora tutti aperti, soprattutto nella parte asiatica, e il Giappone avevamo letto che non ci si poteva andare se non con un'agenzia giapponese. Io stupidamente, mentre stavo leggendo poi anche tantissimi altri paesi, mi sarò confuso e ho prenotato per il Giappone. Subito dopo dico: cacchio, non ci si può andare in Giappone, bisogna prenotare con un'agenzia giapponese. Almeno in quel periodo non ci si poteva andare, e quindi i soldi del volo persi. Per quanto riguarda l'hotel, almeno in parte si è riuscito a recuperare qualcosa. Io rodevo un sacco perché ero felicissimo, con super hype per andare in Giappone, e poi niente. Però 2023 molto probabilmente mi prenderò almeno un mese o un periodo in cui voglio andare in Giappone e mi sto dedicando salute mentale, concentrazione, focus al lavoro, per poi staccare un periodo e godermi la vita anche in un altro posto che mi piace. L'ultima categoria era cose da smettere e avevo segnato procrastinazione, e quest'anno non ho smesso di procrastinare, anzi ho perso tantissimo tempo che vale della mia formazione, del mio miglioramento, e infatti potevo dedicare quel tempo perso a migliorare me stesso. Però come già detto, sono dentro un percorso di miglioramento di me stesso, di salute mentale, e quindi ho già smesso di procrastinare in questo periodo, ho già cancellato delle applicazioni che mi facevano procrastinare, ho già degli obiettivi, sto facendo tantissime cose e adesso inizierò con tutte le lezioni e errori che ho fatto nel 2022 e che cambierò completamente nel 2023. Ti consiglio anche di seguirli tutti, se non fai qualcosa di quello che ti sto per dire, inizia a farlo perché cambierà la tua vita. Quindi, quali sono gli errori principali o cosa ho smesso di fare nel 2022? Uno degli errori principali è stato togliere attenzione dal mio canale YouTube. Io mi sono concentrato ad altro, principalmente la mia academy o altri business che dovevano partire, e ho tolto l'attenzione dal mio canale YouTube, delegando il tutto. E in questo caso si è perso il livello di naturalezza, se si può dire così, il fatto di essere naturale, il fatto di essere qualcosa di mio, creato da me, e questo ha portato anche un danno alla mia immagine, perché non gestivo più io, non ero più io appunto sul canale. E ora ho ripreso il tutto in mano, infatti mi sta piacendo moltissimo ritornare a essere io, genuino, originale, a portare contenuti che voglio portare e non semplicemente informazioni o altri tipi di video che erano inutili. Ho imparato che ha molto, ma molto più senso concentrarsi sul valore che si trasmette, soprattutto se si vuole creare un personal brand che abbia senso di esistere anche in un potenziale lungo termine, e quindi preferisco magari rinunciare a dei soldi oggi o ad altro. Ho imparato tanto anche a livello di denaro, magari parliamo in un video approfondito se ti interessa, ma mi importa dare valore, cambiare le persone, anche perché io non mi piacevo più come ero io e quindi sto cambiando me stesso e voglio trasmettere questo. Oltre a questo ho imparato che è mille volte meglio concentrarsi su una singola cosa piuttosto di fare tantissime altre cose e farle male. Tanti nuovi progetti su cui stavo lavorando li ho messi un attimo in stand by, in pausa, ci si torna dopo, prima prioritizziamo delle cose che sono già attive e rendiamole efficienti e migliori. Nel 2022 ho smesso di tenere traccia delle mie spese, non sapevo quanto spendevo, non sapevo quanto guadagnavo, non sapevo quanto o come investivo, avevo fatto un mappazzone con il denaro, e quindi questo è stato un grandissimo errore. Ti consiglio appunto di tenere traccia di quanto spendi, di quanto guadagni, di dove investi i tuoi soldi. Il denaro deve essere seguito. Puoi fare questo con un file Excel, un Google Fogli, un'applicazione per il telefono, scriverlo su un'agenda, scegliete. Ho realizzato questo quando ho fatto il video qualche settimana fa su quanto spendo in una settimana a Dubai, che è uscito circa 1000 euro a settimana, poco più, poi ovviamente dipende da settimana a settimana, e se non avessi fatto quel video non avrei potuto tracciare le spese e quindi dire: cacchio, sto spendendo una cifra che forse è un po' troppo, potrei stringere un po' la corda, potrei tirare un po' meno la corda, appunto spendere meno. Quindi è importantissimo prendere atto e consapevolezza di quello che stai facendo, soprattutto con i tuoi soldi. Un grandissimo errore è stato quello di smettere di praticare la gratitudine. Dovresti scrivere ogni giorno
3-5 cose per cui sei grato in quel giorno. Io oggi, per esempio, sono grato perché c'è il sole, sono grato perché sono produttivo, sono grato perché sono felice, sono grato perché sto prendendo consapevolezza dei miei errori che ho commesso nel 2022. E queste sono alcune cose che mi sono scritto oggi. Ho smesso di fare il diario, di fare il journaling nel 2022 e questo mi ha dato un'altra batosta. È importantissimo fare journaling, stai attivando il tuo cervello, stai pensando e scrivi. Ogni giorno ti consiglio di scrivere qualcosa. Io stamattina mi sono svegliato, ho scritto quello che ho fatto ieri sera, ho scritto un pensiero, ho scritto quello che avevo appena fatto la mattina, ho scritto una to-do list del giorno su carta. Di solito se la scrivevo, anche questo è un grande errore, ho smesso di fare la to-do list spesso e volentieri, quindi non avevo degli obiettivi e questo lo vado a puntare anche nel punto di ho smesso di sfidare me stesso, ho smesso di darmi degli obiettivi, di darmi degli scopi. Non avevo uno scopo nella vita, non avevo degli obiettivi perché vivevo, non aveva senso, stavo esistendo e per questo poi sono andato anche a fallire in tantissime altre cose. Ho smesso di meditare e la meditazione ci aiuta ad essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Se non mediti non puoi sapere se stai sbagliando, se stai facendo cose giuste e ci sono tantissime domande che ci possiamo porre, ad esempio: stiamo bene? Siamo felici? Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi? Cosa potremmo migliorare nella nostra vita? Tantissime domande. Con la meditazione aiutiamo il nostro corpo a porci domande e a rispondere a queste domande e riusciamo a trovare anche un equilibrio perché siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Per quanto riguarda gli obiettivi, sfidare me stesso, mi è capitato nelle ultime settimane, siamo praticamente a dicembre, di vedere persone e magari si chiacchierava di obiettivi futuri. Bene, io mi sono trovato di sasso, immobile, a dire: non ho obiettivi futuri, cioè cosa voglio fare della mia vita? E questo mi ha fatto riflettere molto perché ho capito che qualcosa non andava e per fortuna, quindi anche fare questo video mi sta dando una carica in più perché sto dicendo: ho preso consapevolezza, stavo sbagliando, stavo andando capofitto, stavo annegando e ora riesco a riemergere. Nella maggior parte dell'anno ho tenuto un'alimentazione sana, che è importantissima per il nostro corpo e la nostra mente, anche se ci sono stati dei periodi in cui mangiavo all'infinito, tantissimo, senza pensare alle conseguenze e mi sono ritrovato poi dopo un mese, dopo due mesi enorme, strapieno, che non respiravo neanche e stavo malissimo. Quindi fai attenzione a ciò che introduci nel tuo corpo, che è fondamentale. Non vai a mettere nella tua macchina olio, vai a mettere benzina o gasolio. Nell'ultimo periodo sto migliorando tantissime di queste abitudini, ho preso appunto consapevolezza, come ti ho detto, dei miei errori, dei miei sbagli e sto migliorando tutto passo dopo passo. Sono già in un percorso di miglioramento della salute mentale, come ti ho già detto, e ti consiglio di andare a vedere i video che ho fatto a tema e ne farò anche altri. So già che nel 2023 sarò una persona completamente diversa rispetto a quello che sono stato nel 2022, perché ho fallito completamente e ho imparato che non voglio essere così. Non voglio essere quel Michael del 2022, ma voglio essere una persona che, guardando indietro un anno, dico: sono fiero di quello che ho fatto e non: ah guarda, ho fallito tutto. Ad oggi sono molto felice, sono riuscito a chiudere un portone di infelicità o periodo molto brutto e aprire ed entrare in un nuovo periodo, una nuova corrente. Quindi ho fatto tantissimi errori e sono felice perché mi ha portato anche alla realizzazione di questo video, alla consapevolezza. Ho capito che questo non è quello che voglio, ho imparato dai miei errori e sono pronto a svoltare pagina, anzi la sto già svoltando. Io sono Michael Pino, tra un anno avrò 1 milione di iscritti su YouTube e avrò cambiato la vita a tantissime persone. Fammi sapere nei commenti una cosa su cui hai fallito quest'anno e come farai l'anno prossimo ad avere successo. Se il video ti è piaciuto metti un like e invialo a un amico che pensi possa aver bisogno, che ha fallito, che non sta bene con se stesso, che ha dei problemi o semplicemente una persona a cui vuoi bene. Grazie veramente per essere arrivato fino a qui, noi ci vediamo alla prossima, ciao!